Ancora proteste per gli aumenti tarifari dell'ARS, l'ultima quella dei comuni del Meilogo che con un duro comunicato contestano le decisioni della giunta regionale. La Sardegna regione virtuosa guadagna il secondo posto in Italia per raccolta differenziata di carta e cartone, Sassari seconda nell'isola dopo Cagliari. La giunta comunale cambia il percorso della pista ciclabile, salva Viale Dante e sceglie Via Diaz, saranno sacrificati 68 parcheggi per le auto. Buonasera e bentrovati al TG di Canale 12. Partiamo dai trasporti. È entrato in vigore dal 1 settembre il nuovo sistema tarifario regionale di trasporto pubblico locale. Ma le proteste non sono mancate fin dai primi giorni. Ultima fra le proteste per gli aumenti tarifari dell'ARST è arrivata dai comuni del Meilogo, che con un duro comunicato contestano le decisioni della regione. Abbiamo raccolto i pareri di alcuni utenti presso la stazione di Via Padre Zirano a Sassari. Sentiamo Marco Sanna. L'ultima decisa protesta per le nuove tariffe ARST è arrivata dall'Unione dei Comuni del Meilogo. Da Bonorva il presidente Salvatore Masia ha diffuso un comunicato dai toni aspri nel quale esprime il profondo disappunto di tanti cittadini e la propria ferma contrarietà riguardo ai contenuti della delibera regionale. Le decisioni assunte, come al solito unilateralmente, scrive, dalla Regione e dall'ARS per i tragitti fino ai 50 km, nel nuovo sistema prevedono aumenti fino al 20% del costo del biglietto, per corsa semplice, e appaiono assolutamente ingiustificabili. Tradotto in euro, tali aumenti di circa 18 euro al mese significano che, nel caso di due figli che studiano, il costo a carico delle famiglie sarà di circa 360 euro ad anno scolastico. Inoltre, continua il comunicato dei comuni del Meilogo, è palese l'insensatezza della soppressione del biglietto andata e ritorno e nemmeno si capisce di quale beneficio al sistema potrà apportare, mentre è chiaro che determinerà, anche in questo caso, un aumento dei costi non sopportabili da tanti utenti in questo momento di crisi, specie per chi si reca solo per poche ore in città. Alla stazione ARST di Via Padre Zirano a Sassari abbiamo raccolto i pareri di alcuni utenti sull'aumento delle tariffe degli autobus. Sicuramente non è molto conveniente, anche perché comunque il servizio è sempre lo stesso, quindi non c'è questo grande vantaggio, ecco. Per chi lo prende ogni giorno il pullman è molto. L'aumento delle tariffe è stata una cosa esagerata soprattutto, perché va a finire che sono quasi il 35% in certe tratte. Chi usa il pullman e chi non ha soldi, chi non ha macchine. Sono obbligati a prendere pullman. Abbiamo queste piccole pensioni. Ai disagi per i prezzi si aggiunge il solito lamento per l'inadeguatezza della stazione disposta allo scoperto lungo una via cittadina. E torniamo a parlare di pista ciclabile a Sassari. Non passerà più in Viale Dante, che avrebbe dovuto attraversare l'intera area verde centrale. La giunta comunale ha infatti deciso di spostare il percorso nella parallela Via Diaz. Sarà sacrificata più della metà degli attuali parcheggi a spina di pesce. Si scenderà da 128 a 60, che saranno tutti in parallelo. Sentiamo Luca Fondai. La pista ciclabile progettata in Viale Dante si farà in via Armando Diaz. Lo ha deciso la giunta comunale, che ha approvato un atto di indirizzo. Questa è la soluzione alternativa all'idea iniziale che prevedeva il passaggio nel camminamento centrale di Viale Dante. Dopo incontri pubblici, polemiche a non finire, azioni di protesta, il sindaco Nicola Sanna e gli assessori hanno preso una decisione, optando per un diverso percorso. Una scelta che sui social già divide. A favore chi ha contrastato a oltranza l'intervento sul polmone verde di Viale Dante, nonostante le rassicurazioni che si sarebbe rivisto unicamente il camminamento centrale. Per il no, invece, chi è perplesso per il cambio di percorso, in particolare i residenti in via Diaz. Sarà infatti sacrificata più della metà dei parcheggi, che dai 128 attualmente a spina di pesce, tra cui una buona porzione a pagamento, scenderanno a 60 tutti in parallelo, posizionati sul lato sinistro ascendente. La pista sarà invece realizzata sul lato destro e sarà bidirezionale e in sede protetta. Il collegamento con il tratto già terminato in corso Cossiga sarà fatto su via Asproni. È stata invece scartata l'altra opzione, ovvero via 4 Novembre,
dove il passaggio della pista ciclabile avrebbe comportato l'eliminazione dei parcheggi già presenti, ridotti da 104 a Spina di Pesce a 52 in parallelo. Secondo la Giunta si è arrivati alla decisione di spostare la pista in via Diaz, non tanto perché in queste settimane si è emersa una contrarietà assoluta alla realizzazione dell'opera nel camminamento centrale di Viale Dante, quanto per la preoccupazione di nuove modifiche in poco meno di 10 anni della conformazione dell'arredo urbano e dell'acciottolato. A tutto questo vanno aggiunte le incertezze manifestate dai cittadini su una effettiva compatibilità dell'uso promiscuo ciclopedonale della pista. Restiamo a Sassari. Solo ieri vi abbiamo raccontato della ripresa delle scuole nell'anno della riforma della buona scuola. Stamattina abbiamo raccolto da Facebook una segnalazione che raccontava di lavori in corso nella scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo di Monte Rosello. Partiti l'anno scorso, questi lavori lasciavano qualche perplessità. Siamo andati e abbiamo realizzato delle immagini che suscitano qualche domanda sulla sicurezza dei bambini. Vediamo. Sono riprese solo ieri le lezioni per gli studenti sassaresi e già oggi emergono i primi problemi. Nell'istituto comprensivo Monte Rosello i bambini hanno dovuto accedere allo stabile passando per un architrave non proprio elegante e che fa preoccupare i genitori. A segnalarlo su Facebook una mamma che scrive: «Non credo ci vogliano troppi soldi per sistemare un cornicione. Fatto sta che è così da fine scorso anno scolastico. Là sotto però ci passano bimbi dai 3 ai 5 anni». Le immagini parlano chiaro: i bambini accompagnati dai loro genitori sono costretti a passare sotto il ponteggio che servirà a ripristinare il cornicione che sovrasta l'ingresso del plesso scolastico. I lavori però sono iniziati nel corso dell'anno scolastico appena passato e non è bastata l'estate, periodo di pausa dall'attività scolastica, a far completare i lavori. Non è davvero un bello spettacolo vedere i piccoli allievi della scuola Zianetto in spalla attraversare il corridoio provvisorio ricreato dalla ditta che sta svolgendo i lavori di ripristino. Dalle immagini si vede chiaramente che si crea un imbuto mentre i bambini imboccano in massa il varco del ponteggio. Dunque, ad una prima osservazione sorge spontanea una domanda: ci sono problemi di sicurezza per i bambini? Questa ed altre domande avremmo voluto rivolgere al dirigente scolastico che abbiamo cercato di contattare, ma al momento non è stato possibile. Attendiamo un riscontro. E ora parliamo di erogazione dell'acqua. Per 2 giorni in via Sieni a Sassari è mancata l'acqua in 3 palazzine che avevano subito lo slaccio per morosità da parte di Abanoa. Ora il servizio è stato ripristinato grazie alla mediazione del comune, pronto ad emanare una ordinanza per tutelare i disabili residenti nel condominio. Sentiamo. Scongiurato il pericolo di restare senza acqua per le 88 famiglie di 3 palazzine in via Sieni, che nei giorni scorsi avevano subito lo slaccio della condotta condominiale da parte di Abanoa, ieri il servizio è stato ripristinato grazie ad una mediazione del comune di Sassari, pronto ad emanare un'ordinanza del sindaco, in veste di massima autorità sanitaria, per le condizioni di disagio che colpivano diverse persone disabili e allettate, residenti nelle palazzine. La dirigenza di Abanoa ha alla fine accolto la proposta delle amministrazioni condominiali di pagare il 40% del dovuto per morosità. Lo slaccio era infatti avvenuto perché diversi residenti avevano da parecchi anni conti in sospeso con l'ente gestore delle acque per un ammontare totale di quasi 80.000 euro. I condomini, che però erano in regola, contestavano la decisione drastica di Abanoa e chiedevano che il gestore considerasse i contatori delle singole utenze, punendo eventualmente i morosi. Dopo 2 giorni senza acqua, gli amministratori condominiali si erano rivolti all'avvocato per far intervenire il giudice invocando un articolo di legge che prevede il ripristino del servizio in casi in cui la sospensione grava su persone malate o disabili. L'intervento del comune è arrivato dopo una segnalazione del consigliere del Centro Democratico Francesco Era, che aveva chiesto al sindaco di emettere l'ordinanza urgente. Ed ora una buona notizia che vede la Sardegna come regione virtuosa. A decretare il secondo posto per l'isola a livello nazionale è il 21° rapporto di Comieco sulla raccolta differenziata di carta e cartone. Il servizio. Nel 2015 la Sardegna ha incrementato del 4% la raccolta differenziata di carta e cartone, passando dalle 72.000 tonnellate del 2014 a quasi 75.000 dell'anno successivo. Sono questi dati che emergono dal 21° rapporto annuale a cura del Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica. Nella classifica delle regioni più virtuose del Sud Italia, la Sardegna si aggiudica il secondo posto, con 44,8 kg per abitante, dietro l'Abruzzo, superando di gran lunga la media dell'area centro, che si attesta sui 31,5
5 kg per abitante. In termini assoluti, Sassari è seconda solo a Cagliari, con 15.021 tonnellate e un pro capita di quasi 45 kg per abitante. Il capoluogo invece registra i maggiori volumi, con 24.000 tonnellate e un pro capita di 44 kg. Le migliori performance pro capite si registrano nella provincia dell'Ogliastra, con 62 kg per abitante, e di Olbia Tempio con 60, entrambe superiori alla media nazionale che si attesta sui 51 kg per abitante. A seguire Oristano, con un pro capita di quasi 44 kg per abitante, Nuoro vicino ai 40, Carbonia Iglesias con 36,6 e Medio Campidano con 36,8 kg per abitante. Inoltre, l'impegno dei cittadini e amministratori locali nel 2015 è stato premiato da Comieco con oltre 2.600.000 euro in corrispettivi economici per la raccolta differenziata di carta e cartone ai comuni convenzionati. La Sardegna dunque virtuosa e al passo con il trend positivo nazionale dell'incremento della raccolta. Soddisfazione da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente Donatella Spano, che ha commentato il report. I dati diffusi certificano un ottimo piazzamento nella classifica delle regioni più virtuose, confermano che siamo nella direzione giusta. Stiamo infatti puntando alla qualità delle filiere della differenziata e quella della carta è una delle più importanti. Ed ora la cronaca. Un 35enne di Sassari è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato fermato dagli uomini di una volante in via Manzoni, dove erano intervenuti in seguito ad una segnalazione per una lite in famiglia. Gli agenti hanno trovato il sassarese per strada, in evidente stato di agitazione, con una bottiglia in mano ed un coltello a serramanico aperto, mentre la madre dell'uomo si precipitava verso i militari in lacrime e con evidenti segni di percosse al viso, per denunciare che era stata aggredita dal figlio e minacciata di morte. L'uomo è stato quindi trasferito nella camera di sicurezza della questura a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è stato approvato all'unanimità il nuovo piano d'azione locale 2014-2020 del GAL Logudoro-Goceano. Il futuro dei comuni del Meilogo, Monte Acuto, Villanova e Goceano è nel turismo sostenibile, con tre azioni che possono contrastare il declino e lo spopolamento. I dettagli nel servizio. Tre azioni fondamentali per una proposta turistica articolata. Il GAL Logudoro-Goceano costruisce il nuovo piano d'azione locale 2014-2020. L'obiettivo è bloccare il declino dei comuni di Meilogo, Monte Acuto, Villanova e Goceano. Occorre ribaltare la rassegnazione e la partecipazione all'assemblea che si è svolta a Tiesi nei giorni scorsi dimostra che non tutto è perduto. Competere sul mercato, sostenere la promozione a livello internazionale dei pacchetti turistici e rafforzare il sistema dei servizi e della ricettività. Questi i punti chiave approvati all'unanimità alla presenza di cittadini, imprese, amministratori e portatori di interesse. Beh, le conclusioni sono positive, ci danno una moderata fiducia, dico moderata perché la situazione è drammatica, una moderata fiducia sul futuro. La scelta poteva essere indirizzata verso un massimo di tre ambiti tematici sugli 11 a disposizione. Il GAL ha invece deciso di razionalizzare la portata degli interventi concentrandola su uno solo, il turismo sostenibile, che consente un ampio coinvolgimento di più settori di filiera. Si va dall'accoglienza all'agricoltura fino ai pubblici esercizi. Resta ora ad attendere la chiusura della procedura da parte della Regione e partire quanto prima con le azioni stabilite. E ora ci spostiamo a Porto Torres. È stata presentata nella sala consiliare la manifestazione Bici Mi Piaci 2016. Ce ne parlano Mauro Fancello e Argentino Tellini. Presentata dal sindaco di Porto Torres la settimana europea della mobilità sostenibile. Una mobilità sostenibile fatta di spostamenti alternativi alle auto e di momenti di aggregazione per riscoprire i luoghi più suggestivi della città. È l'obiettivo di Bici Mi Piaci 2016. Si comincia giovedì 15 settembre con una serie di incontri. Alle 17.30, nella sala del Museo del Porto, dei primi studi per il piano urbano della mobilità sostenibile. Venerdì 16 settembre, con partenza dalla Basilica di San Gavino alle ore 17, si terrà il pedibus culturale a spasso nel tempo, promosso dalla cooperativa Turris Bis Leonis in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari. Per finire, con la ciclopedalata alle Asinara e Porto Torres. Sentiamo a proposito l'assessore trasporti Marcello Zirulia e il presidente dell'Atletica Leggera di Porto Torres, Nicolino Bisaglia. La mobilità sostenibile è importante perché questo è il futuro. La comunità europea spinge verso una diminuzione dei traffici veicolari. Dove e quando si svolge la ciclopedalata? Si svolgerà il giorno 17 sull'isola dell'Asinara, con partenza alle ore 8.30. Il giorno 18 si svolgerà a Porto Torres, con ritrovo alla spiaggia di Balai alle ore 9.30.
E siamo arrivati al quinto appuntamento con Il Punto di Luca Telese. Il noto giornalista oggi commenta le riforme di Renzi. Ora anche la CGIL ha rotto gli indugi e si è schierata anch'essa nel fronte del no. Lo ritieni un fatto positivo? Lo ritengo molto importante. Avevo intervistato pubblicamente e discusso con Susanna Camusso. Si è rivelata una persona onesta perché ha detto dobbiamo fare un percorso ma ci arriveremo. Ma il problema del referendum è una cosa molto semplice, è l'identità di questo paese. Abbiamo avuto 50 anni di benessere con la vituperata prima repubblica perché c'erano delle regole tutto sommato chiare, non si abbandonava la gente in mezzo alla strada, persino la vecchia DC aveva questa saggezza, magari con un po' di pasticcetti, ma non si lasciava la gente in mezzo alla strada e soprattutto si sceglieva, si era costretti a scegliere le regole insieme. È stata una cosa molto importante perché adesso l'idea che uno, chiunque sia, fa ruba mazzo e si prende in mano tutto, a me non piace. Non piace a un leghista, secondo me, che Renzi possa decidere tutto lui, ma non piace a un democratico, attenzione, elettori del PD, l'idea che un grillino decida tutto lui o che un qualunque altra forza con il 20% controlli di fatto il 60% del Senato. E tutto il Senato, attenzione perché non lo spiegano bene, 100 senatori sarebbero tutti nominati, alcuni nominati con i listini delle regionali che nessuno sa chi cavolo ci finisca dentro, altri sindaci presi che fanno il sindaco, ne so, a Porto Torres o a Carrara, che dovrebbero andare il fine settimana, sentire cosa votare, premere 4 pulsanti e tornare a casa. Non è una cosa seria, è una presa per i fondelli e quindi sono molto preoccupato per questa cosa, Tino. E torniamo in studio per la pagina sportiva. Il Panathlon sigla un accordo con la Torres Tennis Club. Ieri sera ha parlato di fair play. Noi abbiamo sentito l'olimpionico Luigi Lodde. Sentiamo. Panathlon e fair play. Ospite alla Torres Tennis Club il nostro olimpionico Luigi Lodde. Stasera si è parlato di fair play qui in una serata molto bella alla Fondazione Torres. Sono veramente contento di essere qua perché evidentemente i valori che trasmetto nelle mie competizioni rappresentano appieno quelli che sono appunto i valori del fair play. Sono al ritorno dall'Olimpiade di Rio che purtroppo non è andata benissimo, però è stata come al solito un'esperienza a dir poco travolgente. Sono felicissimo di aver partecipato alla mia seconda Olimpiade ed è comunque un insegnamento e un'esperienza che mi rimarrà dentro da poter trasmettere a tutti gli sportivi che mi conosceranno anche in vesti magari in un futuro da istruttore. Al Fiere di Sardegna, sì, ho sentito veramente non solo attraverso i giornali ma il mio telefono praticamente è impazzito i giorni prima delle gare perché ho sentito veramente un affetto di tutta la Sardegna, non solo del mio paese Ozieri, non solo di tutti i tiratori sardi ma veramente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati e di tutti quelli che hanno la Sardegna nel cuore in sostanza, per cui sono veramente onorato di aver portato comunque in alto i colori della Sardegna e dell'Italia. Ancora un aggiornamento sui campionati assoluti di tennis sardo. Siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda il campionato e abbiamo per il singolare maschile Casula batte Nicolini 6-2-6-3, De Si batte Serra 6-0-6-2, Pintus batte Monte 6-2-6-2, Mazzucchelli batte Cherchi 6-1-6-2, Secchi batte Olla 6-2-6-4, Pisano batte Testa 6-2-7-5, Masala batte Boi 6-2-6-1. Per quanto riguarda il singolare femminile, Monti batte Secchi 6-1-6-2, Pisano batte Massida 6-4-6-1 ed infine per il doppio maschile Mazzucchelli e Ziulu battono Masala Mugiolu 6-0-4-6-10-4. La sesta edizione dell'International Basketball Tournament City of Cagliari si svolgerà il 16-17 settembre presso il Palazzetto dello Sport di via Rockefeller. Al torneo anche quest'anno parteciperanno 4 squadre di assoluto prestigio come la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, la formazione turca del Galatasaray Istanbul a Cagliari dopo aver conquistato l'Eurocup 2016, i tedeschi dell'Alba Berlino, detentori della Coppa di Germania e i russi del Lokomotiv Kuban, protagonisti della Final Four di Euroleague 2016.
2016, disputatasi nel mese di maggio a Berlino. Inoltre sarà tempo di solidarietà perché il club Lioness di Cagliari organizza per l'occasione una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dal sisma dello scorso 24 agosto. Nei prossimi giorni Canale 12 vi mostrerà le immagini dell'evento. Ed ora parliamo di calcio. L'allenatore del Latte Dolce Massimiliano Paba presenta la prossima gara dei sassaresi impegnati nella difficile trasferta di Arzachena. Sentiamo Icori Bichesu. Il mister del Latte Dolce Massimiliano Paba presenta la gara che vedrà impegnata la sua squadra ad Arzachena. Sicuramente un'altra partita, un altro obiettivo, insomma comunque tre settimane fa era pur sempre Coppa Italia e soprattutto era calcio d'agosto, quindi stiamo parlando di squadre magari un pochino più disattente del solito, insomma, abbiamo fatto un buon risultato noi, però insomma domenica sappiamo benissimo che sarà tutt'altra partita. Sappiamo del valore dell'Arzachena, per noi sarà difficilissima perché stiamo comunque andando ad affrontare una delle favorite del campionato, una squadra costruita con ambizioni che saprà farsi valere durante la stagione. Queste prime due giornate di campionato hanno detto questo, che il Latte Dolce a livello di prestazione ha risposto presente, insomma io sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi sia domenica scorsa che di due domeniche fa a Ostia. Domenica abbiamo avuto il conforto del risultato e questo è importante, insomma, perché tre punti sono un buon bottino dopo due giornate, insomma, mentre invece due domeniche fa a Ostia non abbiamo raccolto niente, pur meritando magari qualcosina. Però siamo ripartiti bene domenica e siamo fiduciosi per il proseguo. E questa era l'ultima notizia, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora. Vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it. L'informazione torna domani mattina alle ore 7. Ora vi lasciamo alle notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa DN Kronos. Vi ricordo l'appuntamento con il telegiornale domani, come di consueto, alle 19.45. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.